Salvaguardare l'aspetto paesaggistico della costa barlettana, preservare la biodiversità che la popola. Il fratino è una delle specie a rischio che nidifica sulle nostre coste, quindi diciamo in primis io penso a lui come specie da proteggere. E poi non ci dimentichiamo che la nostra costa prima era piena di gigli di mare. Il progetto di rinaturalizzazione dei cordoni dunari si propone di restituire alla litoranea di Ponente il suo aspetto originario, con indicazioni precise. Saranno picchettati i perimetri, quindi sarà circoscritto e non sarà possibile, diciamo, a livello antropico utilizzarlo. Lasceremo che la natura faccia il suo corso, perché poi alla fine questo processo e questi progetti servono anche e soprattutto a proteggere la costa dall'erosione. L'attività dell'uomo è spesso minaccia per la natura. Azioni portate avanti per rendere più confortevoli le aree circostanti possono rivelarsi deleterie. La pulizia meccanica, rompendo i grani, oltre a distruggere la biodiversità, la vegetazione, la fauna che è presente con appunto, gli uccelli o anche in alcuni casi anche le tartarughe, frammentando i grani facilita l'erosione da parte del vento. Molto spesso questa sabbia così va a finire sulle strade e diventa un rifiuto urbano, uno spazzamento. Quindi è importante anche creare quelle barriere naturali che impediscono alla sabbia di andare sulle strade.